Ciao amici e amici, buonasera! Oggi parliamo di una nuova linea, finalmente. Advanced Dungeons & Dragons. Il gioco di ruolo che sicuramente tutti voi conoscete. Cioè, quello che conoscete è Dungeons & Dragons. Questa linea era dedicata al libro successivo, cioè l'Advanced, che era una versione più ricca, con più personaggi, più mostri, più tutto. Ma non voglio parlarvi di D&D in questa recensione, voglio parlarvi di questi giocattoli che furono creati dalla LJN. Guardate un po' qua, scusate, la scatola è molto grande. LJN, una società di giocattoli americana che fece anche in seguito i Thundercats, chiaramente su licenza della TSR, che è la società che creò Dungeons & Dragons, e distribuita in Italia, scusate se faccio queste riprese roteanti, dalla Ales Giocattoli, che era una società meno importante della GIG, ma che comunque riuscì a portare in Italia alcune cose carucce, tra cui questa. Vedete, era una società di Monza. Ok, dunque, la scatola è molto molto bella, è una scatola a vetrina. Questo è un mostro, cioè non contiene personaggi, non è una cavalcatura, è un mostro. Ce ne sono due nella serie, guardate un po'. Vi faccio vedere una piccola panoramica di quella che era la linea di giochi. Vediamo se riesco a farci stare tutto. Sì, più o meno. Dunque, qui avevamo un po' tutto mescolato. C'erano i buoni e i cattivi. I buoni erano Strongheart, il cavaliere, Elkhorn, il nano, Peralai, l'elfo guerriero, anche se è un elfo un po' piccolino, quindi sembra quasi di più un halfling. Vabbè, non sono praticissimo di D&D, ma comunque. Poi c'era Mercion, la brava monaca, l'unica donna del gruppo, quindi una chierica. E poi c'era Ringelran, il mago dei buoni. Tra i cattivi avevamo Kelek, lo stregone, anzitutto. Poi Warduke, il feroce guerriero. Zarak, l'orco assassino. E poi c'erano i personaggi più grossi, qui chiamati Battle Masters, cioè il giovane titano, il re degli orchi, anzi degli ogre per essere precisi, il Northlord, quindi una sorta di barbaro del nord. I mostri erano il dragon, questo che vi recensisco oggi, il mio gatto, no sto scherzando, il mio gatto è bellissimo e non è in vendita, Hook Horror, che era un altro mostrillo molto bello che non vedo l'ora di procurarmi. Poi c'erano delle cavalcature. Per i buoni avevamo il destriero di Strongheart, che era il cavaliere che abbiamo visto prima, anzi il paladino per essere precisi, il drago dorato o di bronzo, adesso non mi ricordo bene come in originale, ma credo fosse di bronzo, Bronze Dragon, che può essere cavalcato anche lui, quindi dallo stesso personaggio. E poi invece Warduke aveva il suo cavallo privato, Nightmare, lo stallone. E poi c'era questo meraviglioso playset che un giorno avrò e che conteneva anche questo super mostrillo qui sopra. Tutto questo era arrivato in Italia. Io mi ricordo benissimo il giorno in cui ho visto i personaggi D&D per la prima volta, anzi scusate, Advanced D&D. E me lo ricordo bene perché è stato lo stesso medesimo incredibile, favoloso giorno in cui ho scoperto anche i Cosmocrass, che sono in assoluto i miei preferiti. Nello stesso giorno sono andato all'Iperstanda di Moncalieri, io abitavo a Torino, nel meraviglioso corridoio dei giocattoli, che era davvero ricco quell'anno, più ricco del solito. Mi ricordo Blackstar, Masters, Transformer, Autorobot Transformer. Mi ricordo poi che l'uno accanto all'altro c'erano i Cosmocrass e i personaggi Advanced Dungeons & Dragons. Quindi, io non so, la mia reazione fu abbastanza di sconcerto, in positivo, perché, cavolo, mi sono ritrovato questa incredibile quantità di personaggi fantastici tutti insieme. Tra l'altro, per moltissimi anni, vi confesso, nella mia testa ero convinto che Strongheart, cioè questo paladino qui, che è praticamente il protagonista degli eroi, cioè il protagonista del gruppo dei buoni, personaggio principale,
fosse uno dei Cosmocrash. Ero convinto, perché si vede che nella mia testa lo volevo comprare a tutti i costi, l'avevo visto accanto, e poi nei miei ricordi di bambino e poi ragazzino e poi giovane adulto è rimasto così, fino a quando mille anni fa non scoprì che in effetti erano di due linee distinte. Comunque fu molto bello vedere tutti questi mostri, cavalli, draghi, fortezze, maghi, orchi, cavalieri, paperi, nani, elfi, tutti insieme. Era veramente una roba incredibile. Io questi giocattoli ce li ho, li sto collezionando. Adesso che apriamo la scatola ve li faccio vedere, non tutti, perché poi ne parliamo piano piano con calma. Intanto apriamo questo. Scusate la lunghissima introduzione, come al solito forse esagero. Però io quando guardo le recensioni di giocattoli amo molto che ci siano informazioni e soprattutto vedo che nessuno parla dei suoi ricordi, o pochissimi ne parlano, il che francamente lo trovo poco coinvolgente. Comunque, sollevo la camera per farvi vedere un po' meglio la scatola per intero, che non vi ho fatto vedere, perché è bellissima. Allora, intanto c'è un disegno eccezionale qui. Guardate la confezione italiana, questa è la confezione italiana. Ringrazio il mio amico Leonardo, unico santone di Toy Heaven, che mi ha procurato questo e molti altri giocattoli stupendi che andrò a recensire. Guardate qua, qui c'è scritto mostro, quindi è specificato che questo era un mostro, non un destriero, perché poi i destrieri avevano un'altra nomenclatura. Dragon, mezzo drago, mezzo leone, testa e gambe mobili, grandi ali pieghevoli, artigli e denti terribili. Guardate che figata. Qui c'è anche War Duke, che c'è scritto infatti qui non incluso. Comunque vediamo che cosa dice in questa piccola descrizione. Dragon è un ferocissimo mostro volante, per metà leone e per metà drago. Ha degli artigli affilati come un rasoio, zanne giganti e ali poderose, con le quali è in grado di librarsi nell'aria. Qui hanno scritto liberarsi, vabbè. L'arma più temuta di Dragon è comunque il suo fragoroso e terrificante ruggito. Questo ruggito non solo spaventa i nemici, ma può anche renderli sordi. Dragon non è né buono né cattivo e combatte con chi e quando è necessario. E questo è interessante, non lo sapevo. Guardate un po', dopo lo vedremo meglio quando lo apriamo. Qui è scritto di nuovo mostro, qui ci sono alcune cose sui diritti. Niente, in italiano il nome era stato lasciato così. Dungeons and Dragons, quindi non c'era una traduzione, forse per quello passarono un po' in sordina, ed è un peccato perché sono giocattoli ben fatti, all'epoca francamente lasciavano esterrefatti dalla gioia, dalla goduria. Dietro l'abbiamo visto, guardate qua, collezionali tutti, la fantasia diventa viva con i personaggi d'azione articolabili della raccolta Advances Dungeons and Dragons di LJN. Sono tutti realizzati in uguale scala in modo da creare continue battaglie fra i buoni e i cattivi. In effetti una delle cose belle di questi personaggi è che avevano dimensioni diverse. Avete visto che il nano e l'elfo erano un po' più piccoli, Zarak, l'orco assassino, era un po' più basso, poi c'erano questi qua che erano giganteschi, questi ancora più grossi, insomma c'era una bella varietà di forme, colori e altezze. Tazza. Ora col mio fido coltellino vado a sverginare questo antichissimo scotch e apriamo la nostra scatola. Vediamo se ci riesco. Allora, meraviglie dell'aprire una vecchia scatola degli anni 80. Guardate questo scotch com'è conciato male. Si vede che è vecchio di un miliardo di anni. Ed ecco il giocattolo fuori dalla scatola. Guardate un po'. È bloccato dai soliti cosini di plastica noiosi. Le ali sono blisterate, tiriamolo fuori e vediamo un po' com'è questo mostrillo. Ecco, vedete che il mostro è stato rimosso ed è caduta giù questa cosa. Questo è il blister che contiene le ali, che ora vado ad aprire. Dunque, il blister si è praticamente scollato per conto suo, ci è voluto un attimo, non ho nemmeno dovuto tagliarlo. Allora, le ali sono bellissime, sono di un materiale morbido e credo abbastanza solido, niente male davvero, hanno un bel colore metallizzato. Il mostro è articolato alle braccia, guardate che figata, e alla testa. La testa gira in maniera inquietante come quella di un gufo. La parte posteriore della coda si può muovere, quindi niente male. Tra l'altro non ci sono colorazioni, quindi in qualunque posizione mettiamo la coda, sta molto bene, diciamo così.
Ecco, ora vediamo di mettergli le ali, che vanno semplicemente incastrate qui in questi fori. Le ali sono morbide, ripeto, si possono anche togliere senza avere paura di romperle. Ecco fatto, spettacolare davvero, guardate che bello. Facci un bel ringhio, vai! Bravo! Ora vi faccio vedere i personaggi, come sono fatti e come stanno vicino a questo bel mostrillo. Ecco, vedete, questi sono tre personaggi random che ho preso per farvi vedere un po' la differenza, le differenze tra i vari corpi dei personaggi, che sono tutti a stampo unico, non ci sono parti riciclate. Questa era un'altra bella cosa di questa linea. Vedete, l'elfo è abbastanza piccolo, il nano è ancora più piccolo, questo è Warduke, il personaggio più famoso di questa linea, che è il guerriero cattivello, diciamo. Vedete, questa bestia troneggia sui nostri personaggini, quindi insomma possiamo immaginare un bel combattimento. E vediamo un po' di simulare quella che era l'immagine, pardon, quella che è l'immagine sulla scatola. Poi dei personaggi vi parlerò in un altro momento, eh? Ecco, circa come nella scatola. Tac. Bon, ragazzi, anche per oggi ho finito. Ora vi lascio a un piccolo video. Vediamo se riesco a farvi ridere di nuovo. Oppure magari no, non lo so, magari non vi faccio ridere. Chi lo sa, io comunque me la rido. Alla prossima, ciao! Oh, imbecille, ma non mi rompere i coglioni, sei te che hai perso lo stegosauro, sei te che non sai dove l'hai parcheggiato, e mo che famo, eh? Dimmi un po', che famo? È un mese che lo stiamo a cercare, non sappiamo più dove andare, ma porca miseria, ma che ho fatto di male io in vita mia, dimmi un po'. E vabbè, mo è colpa di chi? Ah, scemo. Ma vaffanculo, va. Ma che stiamo a fare? Magari passa qualcuno, non lo so, possiamo chiedere. Dove sta la tuscolana? Di qua, di là, boh. Aspetta, guarda un po' laggiù. Sta arrivando qualcuno. Per la tua salute spero che sia qualcuno che ci aiuta, se no il capo te torchia. E voi, orri sgorbi, chi sareste? Ammazza! Ammazza, capo! Agoso! A testa di legno! Stai forse deridendo il mio elmo del drago di cobalto? Tu, il tuo elmo, te lo sei visto? Il mio almeno è figo! Io sono figo! Molto figo! E anche cattivissimo. Also, dici te? Vabbè, senti, a Tuscolana dove sta? Io non lo so. E se anche lo sapessi, non te lo direi. Ricordati con chi stai parlando. Ringrazia il cielo che non ti prendo a spadate. Au, ammazza! Ammazza che boria questo! Au, mai visto, mai sentito che ha detto? Mai visto? C'ho paura, aiuto! Agoso, e ci serve solo un'informazione? E sì, gentile, sì, civile, che ne so? Un attimo di pazienza! Ma non fatemi ridere! Credete che abbia tempo da perdere? Arrangiatevi da soli! Sono occupatissimo, puzzelle, tesori e omicidi, squartamenti, distruzione e guerra mi aspettano, ma soprattutto mi aspetta il mio specchio. Ciao.
Non vedi che pezzo de merda, oh, mortacci sua. A capo, qua siamo messi male, veramente. Vediamo se c'è sta qualcun altro. Ciao amici, il mio nome è Elcorn, sono un nano, il nano guerriero, e sono ghiotto di carne al sugo, salsicciotti, formaggio grasso e adoro le crotolette, ma non ditelo in giro. Oh, ma che cazzo sta a dire? Ammazza, ma tutti noi gli imbecilli, è incredibile! Agoso, anano, che sai, do sta Tuscolana per caso? Ma veramente non saprei, però posso indicarvi una taverna dove ci sono delle nane con delle puppe sugosissime. Ma basta con queste volgarità, senti. Ma insomma, sei veramente un grezzone. E voi chi sareste, gnometti? Ha parlato Michael Jordan, che te sei alto adesso, sei alto come noi, ma che vuoi? Bella questa, oh, bella! Mi è piaciuta! E noi stiamo cercando da un mese o stegosauro e non lo troviamo. A Tuscolana, per favore, indossa. Sei nerfo, che c'è la cultura, hai studiato, sei stato a Bocconi, dove sei stata? A Sapienza, e dice qualcosa, no? Ma veramente io non saprei. È meglio che andiamo? Forza, stupido nano. Abbiamo una missione da compiere, muoviti. Devo andare, ciao ciao. Mali morti. Non ne usciamo più da sta situazione. Capitano, guarda, laggiù ci sta qualcun altro, sta arrivando. Oh, ma mi sembra di conoscerlo questo, oh madonna. Salve, sono l'onorevole Trippo. Come state, cari amici miei? Vi ricordate che ci siamo visti sotto casa mia? È stata veramente una cosa emozionante, La prima volta che ci siamo conosciuti è stato molto simpatico, sì sì, è stato bellissimo, guardate. Conservo proprio delle belle memorie, anzi guarda, vi raccomando di tornare a trovarmi perché veramente, guardate, io sono nella vera Trippo, Sì, ciao! Mali mortè!